Mister Gallone dell'Arpino qui a Gaeta all'Arcinello, sconfitta per 3-1, ma comunque una partita che ve la siete giocata bene il primo tempo, bene il secondo tempo, meno forse il primo tempo. Sì, perfettamente ragione, analisi giustissima. Il primo tempo non siamo riusciti a prendere le misure alla squadra locale, che comunque ha fatto un bel primo tempo. Secondo tempo abbiamo aggiustato un attimino la squadra in campo, cercando di essere un pochettino più corti, e credo che con un po' più di fortuna potevamo anche portarci a casa pari. Ovviamente grande merito alla squadra locale, ci mancherebbe. Come ha visto questo Gaeta, diciamo, internazionale, come si può dire? Ma ho visto tanta qualità, e su questo campo credo che sarà veramente difficile per le squadre che verranno a giocare. Tanta qualità, tanta corsa, complimenti al mister e ai giocatori della squadra Gaeta. Adesso voi giocherete la prossima in casa, no? Sì, giochiamo in casa, noi in casa cerchiamo comunque di costruire un attimino quello che è il nostro fortino, no? E ci proviamo, la mia squadra è una squadra giovane, come avete visto, abbiamo finito forse in campo con 6 o 7 età di Lega, hanno giocato quasi 2.000, 2.99, cerchiamo di far crescere un attimino questi ragazzi e toglierci questa soddisfazione. Come vede dal complesso, adesso sono passate 4 giornate, 4 squadre che ha incontrato. Ma guardi, per me è la seconda, perché le prime due non ero in panchina, io ho esordito domenica scorsa, quindi ho solo due parametri: la squadra che abbiamo affrontato domenica e il Gaeta. Ovviamente anche Suio, secondo me, non merita quel 0 in classifica, sicuramente una classifica per loro bugiarda. Un po' presto, chiaramente, sì, bisogna aspettare ancora. Io ne ho visti solo due, ovviamente. Anche perché l'anno scorso mi sembra che l'Arpino la prima giornata è andato, la giornata è andata addirittura... Due anni fa era prima in classifica. Quindi adesso tutto... Sì, è una squadra completamente rinnovata, sono andati via un po' di giocatori, abbiamo preso un bel po' di ragazzini promettenti, con due o tre giocatori esperti che sono rimasti. Ovviamente il nostro campionato è questo, far crescere i ragazzini e puntare ad un campionato tranquillo. D'accordo, in bocca al lupo. Previ.